Ribenvenuti su Wii Sports Resort. Oggi dovevo pubblicare questo video prima, ma Among Us e altre cose, no? Comunque, inizio, faremo delle piccole challenge. Allora, in realtà, giocheremo a tutti e due Wii Sports, ma ad ogni sport competitivo, visto che non posso fare altro, farò delle piccole challenge. Queste challenge, tipo se faccio questa cosa, se faccio questa cosa, cambio sport, una cosa del genere. Ma comunque inizio con il tennis e lo giocheremo ovviamente con Beth Boss. Ok, allora iniziamo, faccio che se faccio out, cambio sport. No, se fanno punto loro, non era se faccio out, cambio sport. Già finito, prossimo baseball. Bene, ora andiamo dal nostro carissimossimo Luigi. E la challenge di baseball è quella che se faccio out, cambiamo sport. E giocheremo con il buon Martin. Marin, che inoltre Martin reciterà in World War 3 come amico di Giorgio. Vabbè, farò un video dove presenterò i diversi personaggi in futuro. Intanto inizio. Oh, Martin! È proprio un osso duro il signor Martin Luther King. Ok! Inizio con un singolo, bella prova, Akira. Ok, Martin mi lancia la polpetta. Foul ball, potevo scegliere fai foul ball, ma cacchio! Non devo fare. Se faccio strikeout, rip. Ah, 90 miliardi di anni dopo. Ok, Silke, pugilato, ma se vengo colpito passiamo a Wii Sports Resort. Raga, stiamo speedrunnando tutto. No, Luigi, mi dispiace. Eccoti, The Rock. Ci mancavamo. Infatti The Rock, se avete visto il primo video di Wii Sports Resort, l'avevo usato per il pugilato. Devo andare contro il signor Kentaro, Kentaro Cuccaro. Dai, signor Kentaro. Bene, è già finito Wii Sports. Nice. Fammi restartare e passare al prossimo gioco. Inoltre, per quelli che non lo hanno saputo, domani uscirà la reazione a Backlash. Perché nel video in cui vi informavo, vabbò, io non so usare gli aggettivi, vabbò, avete capito, di questo video aveva detto che usciva di venerdì, e sono sicuro che uscirà di venerdì. Dov'è Wii Sports Resort? Dov'è? Non lo sto trovando, io non lo trovo Wii Sports. Che cacchio era? Raga, vi taglio. Era un piccolo annuncio. Raga, non vi dico quanto è stato imbarazzante. Sono stato un sacco di tempo a trovare Wii Sports Resort. Ed era vicino a me, quindi. Passiamo a Wii Sports Resort. Quindi, siamo qua. E come primo sport proviamo la ciambara. E facciamo che ogni volta che tipo vengo colpito per la prima volta. Comunque, iniziamo. Il nostro carissimo Stefano sarà pronto. Facciamo che abbiamo. Ok, dai, Nick Radognozzo.
ce l'abbiamo fatta per il primo round. Ragazzi, per finire il segmento dobbiamo essere colpiti. Tanto io non me ne frega se faccio... Tanto che se ne frega se questo dura molto. Abbiamo battuto un ragazzo mentre io sto facendo. Ah, quanto è alto il volume però! Bene, non, il mio audio sarà a patata perché io mi sono dimenticato del volume. Chiamatemi pro expert a montare video. Tatsuaki c'era nel pubblico! Se avevate visto a sinistra, c'era Tatsuaki tra il pubblico. Ok, grazie Tatsu. Bene, ora tocca spada lesta dei miei amaroni. Vabbè. Dai Austin, facciamo questa spada lesta de Pompidou. La faremo contro Yoshi direttamente da Super Mario. Ok. Se c'è un punto. Ok, il primo punto va a me. Ma mo addio. E infatti. Spada. Ragazzi, la stiamo speedrunnando. Ma non so se su speedrun.com e sulla categoria Wii Sports Resort ci sia tipo il rank, finisci tutti gli sport, vabbè, non lo so. Allora, io direi di farlo rapido, andando sugli stage al contrario. Ricordiamoci che se vengo colpito, il video finisce. Sta andando no sense. Ma è normale, dai, non l'avevo calibrata. Oh, Lucia, volevi, Luciotta delle mie grazie. Ok, stiamo andando bene. Tanto non me ne frega se faremo le partitozze. Oh, Sakura, pesca la tua carta. Pesca la tua carta, Sakura, non la pescata, perché Robert, no, Megan, colpisci la Megan. Ok, Edoardo. Oh Maria, io muoio. Grazie Tomoko! Inoltre, se togli una O da Tomoko, la O vicino alla M, ti esce Tomko, ovvero il soprannome della bodyguard di Christian. Ho fatto una cavolata! Bene, ora facciamo basket, ma se perdo un colpo, passiamo alla prossima. Io volevo bloccare, ma sappiamo tutti. No, facciamo bloccare. Voglio speedrunnare questo video. Ok, l'abbiamo già mancata. Io mi aspettavo una partita perfetta. No sense, proprio. Il masterpiece. Invece no. Ebbene, ora in questa partita, se veniamo bloccati o manchiamo, il finisce. Oh, Hiroshi! Una persona che ho conosciuto molto bene a Ping Pong, insieme a Vincenzo e a Ryan. Devo prendere il colpo su Ryan. Bull Ryan. Ok, abbiamo preso una bella tripletta per iniziare questa unica partita. Se possiamo... Ah, vabbè. Fagli prendere un 2. No, questa è buona difesa, stavo per dire. Perché se non fare. Oh! Un
altro bel 6 liberissimo per colpa della stupida età di Ryanowski. No, blocca. No! Ryan posteriore. Quanto è bello Ryan posteriore. Sicuramente si chiama così, Ryan. No, questa è la posizione maledetta. Se stai davanti al capitano del team, oh. Prossimo sport. Ed è proprio vicino alla pallacanestro. Uno contro uno. Un punto. Prossimo sport. Mind. Visto? Ok. Siamo contro il signor Edoardo. Inoltre da poco che... Tipo... Ehi, ciao Tomoko! Guardami io che mi umilio. Oh no! Vai indietro. Guarda. Questi complicati. Bene. Prossima modalità di ping pong che è la batti e ribatti, ovvero la modalità dove c'è un altro membro che io odio come Ryan, ovvero Greg. Se avete visto il mio unico video di Wii Party, il mio primo video volevo dire di Wii Party, saprete quanto io odio il signorino Greg. Oh, ciao Pierre, che inoltre è un altro personaggio che appare in World War 3. Guardatevi, dopo vi spiegherò tutti i personaggi. Ok, anche questa se manchiamo qualcosa. Bene, prossimo sport. Quello dovrebbe essere il prossimo sport. Allora, io vi dico, ma però perché? Ah, forse è il ciclismo il prossimo sport. Facciamo che in ciclismo per il gran finale, se sterziamo o no, se cadiamo, finisce. Facciamo cima esplosiva, voilà, che voglio mettere in mostra le mie abilità al ciclismo. Cima esplosiva. Facciamo che se tocco un video del mio stesso colore, il video finisce. Se tocco qualcosa del mio stesso colore, ovvero di colore rosso. Evita le frecce. Devo evitare. No, il ponte traliccio rosso. No, distanza sociale dalle cose rosse. Devo essere daltonico. Oh, c'era Pablo! Pablo Lukaku! Fa attenzione alle barriere! Devi fare attenzione alle barriere, se tocchiamo le barriere. Ho toccato qualche di rosso, non mi sembra. Forse erano tutti i miei. Allora, fa attenzione ai bordi. Fai attenzione ai bordi, perché tutti i bordi sono rossi. Oh! Ho toccato il bordo? Mi sembra di averlo toccato, quindi... Non so se il bordo l'ho toccato, forse l'ho toccato. Non so se l'ho toccato. Allora, io non so se ho toccato il bordo, ma comunque continuiamo, perché... Alzi, lo sfiora, cacchio! Ragazzi, lo sfiora il bordo. Se... Siamo troppo vicini. Infatti. Ragazzi, ci salutiamo. Ciao! Ciao tu Parashock X e ci vediamo al prossimo video. Volevo dire, alla attesissima reaction di Backlash.